Posso... vado? Ok. Bellissimo questo video. Senti, qui si è arrivato un messaggio che ho sentito il telefono vibrare. Nel video Io di non ho sentito oggi, ma non è niente, un però. problema, guardate che io non mi incazzo Vabbè, oggi, vabbè. secondo me è Bertra che tilta prima. Nel video di oggi, grazie anche a... Tagli di occhio. Puoi non interrompere, fare una Madonna, intro dritta per veramente. dritta? American Uncle andrà a sfidare Leo nell'indovinare i gusti delle Pringles. Perché in questa scatola qui abbiamo ben 7 tubetti di Pringles, ognuno con un gusto diverso, tipo introvabili in Italia che puoi trovare solo in America. Sono il maestro delle Pringles, hai 2 spugni e un guanto? Oggi il buon Bertra fungerà da presentatore, perché sarà lui a mettere le patatine nei nostri piattini e a dirci se abbiamo fatto bene, se abbiamo fatto male, se siamo pazzeschi o meno. Guarda, posso già iniziare dicendo che nessuno di voi è pazzesco. Mi ricorda il Natale mia zia. You better watch out, you better not cry. POV! Sono un decelebrato in piazza che si lamenta della dittatura sanitaria. Dunque, oggi io sarò qui invece di giudice per dare a questi loschi figuri bendati il cazzo. Le Pringles, volevo dire. Cosa che voglio aggiungere? Come funzionerà il punteggio? Allora, Male. ogni round ci verranno messe le stesse patatine nel piatto con lo stesso gusto e chi di noi indovinerà tutti i gusti presenti nella patatina prenderà un punto, chi ne indovinerà solo una parte, mezzo punto. E chi arriva alla fine con più punti vince, chi ne ha di meno che fa? Niente. La penitenza sarà fare in una live o in delirio storia, quello che vuoi, cercare a cosa serve la Pringles, le spugne e tutto quanto e ricrearlo. Però Provarlo, anche no? se lo fai te allora, anche se pare di te. Va bene, ne ho già 5 a casa. Posso? La prima Prongles di oggi, signori. Questa. Cipolla, aglio e carciofi. Sì. Sono italiane, sono americane, Tutte sono... americane. Tutte americane, ok. Sa di Pringles. Posso riusare? No. Puoi farmi la tua polverina, farmi una strisciolina sul tavolo e così No, no. poi metto il dito e l'assaggio? Ah, È ok. tempo di provare le prontatine, sono distrutte, quindi quelle rotte... Buone? Buona. Aspetta, Leo. Torno a usarle, basta. Sì. Ma mettile nel piattino, scusa, abbiamo i piattini apposta. Vai, prendetele. Ok. 3, 2, 1. Cazzo. Buone. Però ma sono spettacolari. L'ha chiesta Leo, tu no? Posso, Leo? Vai via, come fai a sapere che sono qua? Stai imbrogliando! Come sei? Dammi la mano. Ma cos'era? Che schifo, Leo! Era la tua lingua, mi hai leccato! No. Dammi, dai, il tubetto! Mi vado sulla senape. C'è qualcosa di dolce. Ah, quella è colpa mia, scusa. Io direi agrodolce. Assomiglia un po' alla salsa del sushi. Infatti, è Vero? la Quella degli salsa involtini di primavera. agropiccante. No, no, no! Sì. 5, 4, 3, 2, Senape e 1. Leo? Senape boh. La risposta è honey mustard. Quindi non so se sia effettivamente senape o mostarda. È letteralmente alla senape anche. Beh, niente. Allora Totta ha detto ha ragione. Ma io ho detto senape per primo. Lui ha Metà detto punto. senape zucchero e io No. senape l'ho copiato da lui. Esatto, qui, cioè, capito? 50-50? Ok, 50 punti pari. Cosa? Mangiatori, questo round si è concluso con Leo che si lecca tutto. Leo che ha leccato la mano di Totta e io che mi sento sporco Mi verso raccomando, bambini, l'ingresso. leccatevi sempre le dita appena usciti dalla metropolitana. Leccate anche, mi raccomando, i pali della metro per pulirli prima di metterci le Sono mani. buonissimi, li avete mai leccati? Hanno un sapore straordinario. Bendatevi! Aia, ma perché mi devi far male? Secondo pacchetto di patatocche. Facciamolo vedere bene alla cam. Mi passa una patatrona? Una patatenza? Mi passa una patatatroia? Non fai ridere, No, basta. basta Sei, veramente, questo è cioè. shaming Ma nei perché l'hai confronti. invitata? Fa slut shaming? Ha messo Ok, qui. ne ho messa una a te, una a te. Ok. 3, 2, 1, dolci in forno. Buono. Pancetta? Sicuro qualcosa è affumicato. Col fatto che ho sentito la pancetta potrebbe essere carbonara. No, no, non è carbonara. Nel piatto, hai rotto le balle che era la Scusa, piatta. aspetta. Ma non c'è. Posso un secondo il braccio?
Totta. Ma dove l'hai messa? Non ce la fa Totta? Boh. Tipo carne secca, qualcosa di... affumicato però. No, è palesemente affumicato. Pringles al fumo! Pringles, se volete contattarmi per nuovi gusti, ne ho un fracco. Io andiamo in colonne e ve ne procuro quanti ne volete. No, ne mi dissocio. Avete 5 secondi per darmi una risposta definitiva. Carne affumicata. 5, 4, 3, bacon, pancetta, 2, o del genere. 1, bacon, pancetta e più carne affumicata. Affumicata. Avete sbagliato entrambi. Cioè, ma a metà. È cheddar affumicato. Greve, non si sente, si sente zero il cheddar. Vabbè, ma il cheddar sa di plastica, quindi è giusto. Non si è sentito minimamente. Neanche la mela. La mela? No, non c'è la mela. Bene, quindi anche qui mezzo punto a testa. No, abbiamo ancora beccato l'affumicato. Io ho preso l'affumicato. Va bene, la tua, dai, un quarto. No, non è vero, tu non l'hai detto. Ma perché un quarto, metà? Poi è tempo di un'altra patatina, siete pronti per le patatine? Ti faccio il rullo di tamburi, ma molto lento. Eccole! Quindi, patatine al gusto di cazzo. Ma se ce lo dici già lo sappiamo. Annusa. Possiamo andare col taste 3, test? 3, 2, 1... Sei una troia. Dammi la patatina! Ma non ha sapore. È gusto Pringles. È la classica Pringles ma ondulata. Ma neanche, gli hanno tolto sapore. Sale dell'Himalaya. No, okay. Per Pringles originale solo ondulata. Quindi Leo confermi il sale, sale dell'Himalaya. Ma che cazzo? Mo mi dici che sapore c'ha il sale dell'Himalaya? Questo? Beh, comunque erano le Pringles classiche. Magari salate con il sale dell'Himalaya. Vale salate, vale metà, vale metà, ho beccato il sale. Allora Leo è a un punto e mezzo. Vabbè, qua il sale. Cosa ne sai che non è sale dell'Himalaya? Non c'è scritto da dove arriva il sale. Io sparo con la mente. Siamo lì. Che schifo, in quali? Allora, prossimo pacchetto di sbor... La patatina di Totta. Perché? Io non ho un patatina. Problema se mi odi, mi devi dire perché. Oh! Oh! Non riesco a capire. Se volete un indizio, c'è un sapore che è veramente fortissimo. Frittura di mare? Leo, vai via, non mi toccare il cazzo, no, no. Quando sborri! Persico del lago di Garda. Qualcosa di affumicato. Persico del lago di Garda con problemi di fumo. È la vostra risposta definitorta? Sì. Parmigiano e aglio arrostito. Oh! L'aglio si sentiva una cosa. Pare come affumicato. Ma va, arrostito, che cazzo vuoi? Noi non sento così tanto l'aglio. Io un botto. La patatina che c'era lì, che fine ha fatto? Avevo appoggiato una patatina qua prima che mi era caduta e avevo leccato. Allora, bendatevi teste di cazzo. Bendatevi cazzo di teste. Testatevi cazzo di band. Quando sborri. Leo, metti la mano così. Ah, salsiccia. Patatina numero uno. Papatina numero due. Di cazzo. Sembra quella di prima. Forse poco poco cipolla. Cipolla e qualcosa. Tipo peperoncino e cipolla. Anche secondo me. Quindi avete vostra ultima risposta è? Cesserompino e cipolle, e avete sbagliato. La risposta è la salsa ranch. Eh? Quindi questo è un solido. Zero punti per entrambi. Vergognatevi di essere nati. Ogni giorno. Ma prima di continuare, breve stacco pubblicitario. Ecco qui le Pringles. Faccio un po' da pubblicità, Poldo, fai tipo il tracking di questa scena con tipo una musica strana e gli effetti fighi. Attivo coperchio delle Pringles in posizione d'attacco. Questo colore è veramente incredibile. Cazzo, wow, guarda il colore, hanno un cazzo di colore. Non ho mai visto un colore così. E tipo non lo so, fratello, ero andato lì e c'era queste patatine. Ero estasiato. Avevano questo colore. Ma l'hai sentito quel colore? Ho detto amico, amico, dammi subito 15 amico, dollari perché io testa, mi compro cuore queste di cazzo testa. Di patatine. Ma ne voglio dare un'altra, dai, metti la mano col dorso. No, mi dai una pizza. Non ti do una pizza. Mi dai una pizza e mi fai male. Giuro, niente. Nessun dolore fisico alla mia mano. Nessun dolore fisico alla tua mano. Alla pegno. Tra tanto. Tra tanto alla pegno. Sì, 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 sì. Madonna, sei stati alla pegno. Madonna. Porca puttana. Tutta la vita, tutta la vita. Alla pegno. Confermate alla pegno? Sì. Avete sbagliato. Cosa? È sweet and spicy barbecue. Allora, ultimo poppetto di palcatine. E quanto stiamo ora di punti? Ma che scusa? Cazzo ne so, oggi sarà una grafichina. Grazie Pollo. Grazie Pollo. Oh!
100.000 like. Allora. Eh? Io le leggo poco, se sono piccanti, non le mangio. Raga, che problema avete? Ma qual è il problema? È piccante per voi? Sì! Porca puttana, Fra! Bisogno di aria. Ma sta sbavando tutto. Buttati una sotto il naso mentre fa così, che ti possa respirare tutta quanta. No, la pegno, non sì, dico la pegno, qualcosa di piccante, la pegno. Mangia la banana. Porca puttana, fanculo. Non è per niente piccante, raga. Bellissima. Ha regalato sul lillo. No, vabbè, ma come ti è venuta? Cazzo, ma sono felicissima. Tocca la tecnica. Dai. Ah, già finito.